Marci faccia. Partita la seconda batteria con Biondi in testa, seguita da Bortolato. Biondi, poi Bortolato, poi Paoletti. Ora Paoletti si porta in seconda posizione. Ed ecco Biondi che si presenta sul rettilineo d'arrivo. Ed è Biondi che va a chiudere in 41-169. Marci, abbiamo una falsa. Parte regolarmente ora la batteria ed è l'atleta della Luna Sport Academy Cognini che si mette in testa con Iannarelli, seconda ruota, poi Carraro. Ancora l'atleta della Luna Sport in testa. Rettilineo d'arrivo per Cognini, Iannarelli, Carraro. Eccolo all'arrivo ed è Cognini su Iannarelli in 41-944, questo il tempo ufficiale. Partite le atlete di questa batteria con Bedon che prende il comando delle operazioni, seguita da Fusetto, ed è Giulia Bedon con Fusetto in seconda ruota. Bedon, poi Fusetto, si presentano solitarie al rettilineo d'arrivo. E vanno a chiudere in 41-987, i tempi sono tutti vicini, ricordo che poi che parte con una falsa partenza. Fermarsi. Prende il via ora regolarmente la batteria ed è l'atleta del Roseda di Merate Pissini che si porta in testa, rettilistica Roseda Merate. L'atleta sul tracciato, parte corsa, rettilineo di arrivo ora. La curva che le mette sul rettilineo d'arrivo con Pizzini ancora in testa, con Montico in seconda ruota. Ora passa Montico, va a chiudere in 44-412. Poi faranno le lunghe, poi forse. Normale, abbiamo una falsa. Fermarsi, abbiamo ancora una falsa. Parte ora regolarmente la batteria ed è Cesca che si porta al comando, seguita dall'atleta della Polisportiva Berlusco Brioschi, Cesca Brioschi. Ancora l'atleta dei pattinatori di Spinea a comandare le operazioni,
seguita da Brioschi, eccolo ora sulla curva che le mette sul rettilineo d'arrivo ed è Francesca che va a chiudere. Vediamo il tempo dell'atleta di Spinea, 42.958. Partita la settima batteria con Sorcerano davanti a Battiato. Sorcerano, Battiato e poi Amicone. Allunga l'atleta dell'Unasport Academy, Alice Sorcerano, fresca di titolo conquistato ieri, di titolo italiano. Sulla certo. Il corsia va a chiudere in 1-6-1. Partita regolarmente la batteria con Giulia Presti che si porta in testa. Presti, Di Bitonto, Filippi. Restano vicine, poi più staccata di scuola e via via le altre, ed è ancora Presti in testa, si presenta sul rettilineo d'arrivo seguita da Di Bitonto e anche Filippi, sono lì vicine e va a chiudere Presti in 43 447.